Uno spettacolo teatrale e un libro per far arrivare ai giovani un messaggio importante di contrasto ad ogni forma di bullismo. Sono le novità promosse da Mabasta, il movimento antibullismo animato da studenti e adolescenti, guidato dal 21enne Mirko Cazzato, presentate a Lecce all'Open Space di Palazzo Carafa. Ogni giorno ci mettiamo appunto in gioco per poter capire come far arrivare il messaggio a tutti, a quanti più ragazzi possibili, che il bullismo esiste, è una tematica reale e può essere combattuto da noi ragazzi stessi. Il teatro dà proprio quell'anima diversa a tutto, fa comprendere appieno il significato di si vuole lanciare. La lettura è molto importante perché chi legge il libro lo interpreta un po' tra virgolette a modo suo, ma seguendo ovviamente le orme e l'interpretazione che lo scrittore vuole dare. Messaggio straordinario, potentissimo, lanciato dai ragazzi, loro con il movimento Mabasta sono un'esperienza straordinaria a livello nazionale, noi siamo orgogliosi che sia partita da questa terra. La rappresentazione Il Sogno di Mirko dal 21 novembre inizierà un tour in diverse province di Lecce e Brindisi e ha già visto l'adesione di numerose scuole. Noi vogliamo che tutti i ragazzi possano interiorizzare un messaggio. Ognuno di noi ogni giorno nella sua quotidianità può fare una piccola azione, un piccolo gesto per creare un mutamento e creare un cambiamento. Il libro invece è la traduzione dello strano diario di una ex bulla di Trudy Ludwig e grazie alla collaborazione di Mabasta è stato tradotto in italiano dalla docente Elisabetta D'Enrico. Da questo libro si evince che alla fine si può cambiare, un bullo non resta bullo per sempre, grazie all'aiuto però di noi docenti, dei genitori e anche dei compagni.